Cari amici, bentornati al nostro appuntamento per approfondire i vari step della celebrazione eucaristica e andiamo avanti da dove ci eravamo lasciati. Abbiamo concluso la preghiera di colletta con il nostro Amen. Inizia la parte della celebrazione, quindi in qualche modo abbiamo concluso i riti d'ingresso e inizia la parte della celebrazione chiamata Liturgia della Parola. Ora, io voglio fare, prima di parlare proprio della liturgia della parola, voglio fare un approfondimento per cui potrei risultare un po' petulante. Però rientra sotto l'idea che stiamo facendo una cosa importante. Qual è il problema? Inutile negarcelo. Spesso quello che ascoltiamo durante la prima e la seconda lettura ci risulta incomprensibile, o almeno difficile da seguire. Questo si nota dal fatto che, guardando l'assemblea, si vede che alcuni passano il tempo delle letture a guardarsi intorno, spesso si ha la sensazione che le letture vengano proclamate al vento. Come dice un saggio gesuita, se noi leggessimo Ambar Paci Cicco Co, parola di Dio, sicuramente qualcuno risponderebbe: rendiamo grazie a Dio. Del Vangelo, qualcosa ricordiamo magari, spesso perché Gesù racconta delle parabole che sono facilmente memorizzabili, però la prima lettura spesso ha dei nomi assurdi, con storie tratte fuori dai loro contesti che risultano anche difficili da seguire. E la seconda lettura, quando poi a volte si legge San Paolo, spesso ha delle frasi che non finiscono mai, con delle parole che a primo acchito sono difficili da spiegare. Però noi sappiamo che è Dio che parla. E allora, questo merita un po' del nostro impegno. Sicuramente, da un lato, c'è l'impegno a prepararsi le letture per tempo, cioè a concederci uno spazio personale per meditare le letture, per approfondire le letture, sia prima che dopo la celebrazione eucaristica. Però è vero anche che ci sono dei piccoli accorgimenti tecnici che possono migliorare il nostro ascolto della parola di Dio. Allora, per prima cosa, è compito fondamentale assicurarsi che la proclamazione della parola sia fatta in maniera degna. Terribile è la disinvoltura con la quale assegniamo il ministero del lettore, cioè le letture, poco prima della liturgia. Addirittura a me è successo non molto tempo fa che me l'assegnassero durante la liturgia. C'è anche un'altra cosa: la maggior parte dei nostri parroci sappiamo che sono persone buone e sempre pronte ad evitare qualsiasi dissidio. Il problema sorge però quando magari si fa leggere una persona che ci tiene tanto, anche se si dimentica sempre gli occhiali. Oppure nonna Palmina che ha 123 anni, che ha sempre letto, e pazienza se mentre legge oggi perde la dentiera. Guardate, sembra una cosa scontata, ma non lo è. Per fare i lettori a messa bisogna saper leggere. Chiaro, l'ideale sarebbe avere dei lettori istituiti, cioè persone che hanno fatto un corso organizzato dalla diocesi e che usino appunto il loro ministero in questo modo. Un ministero tra l'altro da poco aperto anche alle donne. Ovviamente è più comodo chiamare i lettori 5 minuti prima della messa. Ma se ci rendiamo conto che è Dio che parla, dovremmo bandire l'improvvisazione. Il corso per lettori non è un corso in cui si impara a leggere, ma è un corso per imparare a proclamare la parola, che è una cosa diversa. Perché noi non ci preoccupiamo molto di questo? Perché tutti noi abbiamo il foglietto della messa. O meglio, dopo il Covid molti sono spariti, però noi siamo comunque in qualche modo abituati ad avere il foglietto in mano durante la celebrazione, oggi addirittura anche con i telefoni. Quindi, alla fine, l'importanza della proclamazione non ci fa molta differenza, perché tanto ognuno legge.
sul suo supporto. Vi invito, per chi può, per chi non ha problemi di udito, per chi non ha, a fare questa esperienza. Lasciate stare il foglietto, lasciate stare il telefono. Provate ad ascoltare la proclamazione delle letture. Farete una bellissima esperienza di attenzione difficile, difficilissimo, perché dovrete concentrarvi e non sarà facile. Però sentirete il vostro corpo tendere verso quella parola. Ecco, quello è il Signore che parla e io non sto qui con gli occhi chini su un foglietto, ma con la fronte alta e insieme a tutti gli altri che tendono insieme a me verso quella parola, testimonio anche con il mio corpo che sto ascoltando. E capite anche come immagine, un conto è vedere l'ascolto di una parola con tutti, ognuno per conto suo, chinati su un foglietto. Un altro conto è vedere un'assemblea che volge verso la parola. Certo, forse noi non capiremo tutto quello che ascolteremo, però qui entra l'utilità del messalino, del foglietto o delle letture dovunque vogliate leggerle. Perché avendo fatto nostra quella lettura, quando torniamo a casa, aiutati anche da quanto abbiamo sentito nell'omelia, non è una battuta, cerchiamo di prendere da quella parola qualcosa che riguarda la nostra vita, qualcosa che ci ha scaldato il cuore, il messaggio che il Signore quel giorno diceva per noi. Certo, questo è un impegno. È molto più semplice andare, dire vabbè, capisco quello che capisco, e poi pazienza. Ma se invece noi iniziamo a prendere consapevolezza che è Dio che parla attraverso quella parola, non solo per sentito dire, ma parla a noi, oggi, proprio con quel Vangelo, non sembra un impegno così gravoso né ascoltare durante la celebrazione eucaristica, né tantomeno preparare la lettura o meditarla dopo la messa, anche durante la settimana, volendo anche con degli strumenti adatti, anche chiedendo ad altre persone più preparate di noi. Gli strumenti oggi ci sono tutti. Dobbiamo soltanto metterci un po' di forza di volontà. Non si tratta di diventare esperti di Sacra Scrittura, si tratta di fare nostra quella parola che è stata scritta per noi, quella parola che è stata ispirata dallo stesso Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel giorno del nostro battesimo. Allora, prima di proseguire, facciamo una piccola pausa e ci ritroviamo tra poco. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria, Signore è il suo nome. Sommer
Cari amici, bentornati e andiamo avanti nel nostro percorso per parlare un pochettino, proprio per accenni, della liturgia della parola durante la celebrazione eucaristica. Sapete che la liturgia della parola è formata da 3-4 momenti, cioè dalla prima lettura, dal salmo responsoriale, dalla seconda lettura, nelle domeniche e nelle solennità, e dalla lettura del Vangelo. Per quanto riguarda la prima lettura, ahimè, c'è sempre troppa poca suspense quando ascoltiamo la prima lettura. L'immagine che dovrebbe coglierci è quella della suspense che si crea quando si apre il testamento di una persona molto ricca. Una tensione verso questa parola dovrebbe coglierci, una curiosità. Perché? Perché sappiamo che l'Antico Testamento in qualche modo annuncia e preannuncia in figure e in simboli la venuta e l'opera di Cristo. È interessante quello che troviamo nell'ordinamento generale del Messale Romano, cioè questo libretto di istruzioni posto prima del Messale, per quanto riguarda la prima lettura. Perché ci dice che inizia la citazione: terminata la colletta, tutti siedono. Il sacerdote, in modo molto breve, può introdurre i fedeli alla liturgia della parola. Il lettore va al lambone e proclama la prima lettura dal lezionario, già là collocato prima della messa. Tutti ascoltano. Alla fine il lettore pronuncia l'acclamazione parola di Dio e tutti rispondono: rendiamo grazie a Dio. Guardiamo meglio. Tutti siedono. È quello che leggiamo nel Vangelo quando Dio parla. I discepoli siedono intorno a Gesù. La breve introduzione del sacerdote, breve, serve a presentare le letture. E quindi si parla di una breve presentazione da parte di colui che presiede la celebrazione eucaristica, che fa comprendere che la mensa della parola sta per essere aperta. Il lettore va al lambone. Lambone, cioè un luogo preciso, fisso, stabile. Non dovrebbe avere carattere provvisorio, non dovrebbe essere un leggio, non dovrebbe essere qualcosa che si sposta. Lambone è l'immagine del masso rotolato dal sepolcro da cui l'angelo annunzia alle donne che Cristo è risorto. Quindi è qualcosa di inamovibile, perché è da lì che Dio parla al suo popolo. Poi dice che appunto proclama la prima lettura dal lezionario, cioè non è un foglietto della messa, ma è un libro liturgico che dà dignità alla parola proclamata. Non si va all'altare col foglietto della messa o con qualsiasi altro strumento non idoneo, ma con un libro liturgico. E è un libro che sta sempre, o meglio, durante la celebrazione sta sempre lì. Questa, la prima lettura, è tratta dall'Antico Testamento, a parte per il periodo pasquale in cui è tratta dagli Atti degli Apostoli, ed è sempre collegata con il Vangelo. Quando si conclude con parola di Dio,
si vuole, cioè l'idea è di ribadire esplicitamente che non abbiamo ascoltato le parole umane, anche qualora fossero parole di un profeta, anche qualora fossero parole dei salmi attribuiti al re Davide, lo scopo non è, le parole non sono parole umane, ma sono parola di Dio che prenderà carne e sangue in Cristo Gesù. Per questo noi rispondiamo, rendiamo grazie a Dio. Per cui manifestiamo gratitudine, ma anche concordanza con quello che abbiamo ascoltato. È interessante che poi si può osservare un momento di silenzio. Questo silenzio credo che per lo più sia inesistente. Io non credo di averlo mai visto. Il Salmo responsoriale, se da una parte ci dà una svegliata perché ci chiama a rispondere e quindi ad essere attivi, dall'altra difficilmente lo comprendiamo. Il Salmo responsoriale è un'altra di quelle cose che andrebbe cantata. Leggere un Salmo è come leggere il testo di una canzone. Tant'è che il Salmo si chiama Salmo responsoriale perché responsare di per sé era accompagnare con il canto. Cantare inoltre, cantare il salmo e il ritornello permette di memorizzare meglio il ritornello e poterlo riassaporare anche durante la settimana. Pensate che Sant'Agostino racconta di alcuni ritornelli che cantiamo ancora noi tutt'oggi durante la celebrazione eucaristica. Poi chiaramente cantare aiuta anche a coinvolgere l'assemblea, perché aiuta l'assemblea a dare una risposta della Chiesa allo sposo che l'ha convocata. Quindi non è una pausa il salmo tra la prima e la seconda lettura, una canzoncina di intermezzo, ma è parte integrante e costitutiva della liturgia. Perché appunto sono parole con cui la Chiesa risponde a Dio, ma sono parole di Dio. Quali parole migliori se non quelle di Dio abbiamo per rispondere al Dio? Certamente cantarlo o trovare qualcuno che lo canti è più difficile che trovare qualcuno che lo legga, però proviamo a mettere impegno in questa impresa. Per quanto riguarda poi la seconda lettura, chiaramente questa ci immerge nella vita della Chiesa primitiva. In qualche modo ci fa vedere sprazzi della freschezza della fede a pochi anni dalla morte e resurrezione di Cristo. La seconda lettura si legge, appunto dicevamo, solo nelle domeniche e nelle solennità e è costituita in modo tale che nel giro di 3 anni i fedeli possono ascoltare quasi tutto il Nuovo Testamento. Chiaramente anche qui torniamo a ripetere che sarebbe importante avere lettori istituiti per proclamare la parola. Addirittura San Cipriano diceva che voleva come lettori solo coloro che avevano subito la persecuzione, perché diceva nessuno può far sentire con maggior profitto il Vangelo quanto un confessore della fede, cioè uno che ha subito il martirio per la fede. Poi cantiamo l'Alleluia. L'Alleluia si canta. Altrimenti è come quando vedete la vostra squadra del cuore segnare e invece di urlare evviva lo dite con tono da funerale. L'Alleluia è un'acclamazione liturgica di origine ebraica che di per sé significa lodare Dio ma con un'idea di imperativo e per cantarla tutta l'assemblea si alza in piedi nella postura delle persone risorte. È il grido di vittoria. È il grido di gioia, è il grido di gratitudine, è il grido di giubilo della Chiesa. Sant'Agostino lo chiamava la voce della pura gioia senza parole, perché appunto, come quando andiamo allo stadio, basta una parola per esprimere la gioia, così non servono troppe frasi per esprimere la nostra gioia per il Cristo risorto. È un canto che da subito è entrato nella liturgia, tant'è che ce n'è già testimonianza nel libro dell'Apocalisse e proprio il libro dell'Apocalisse ci dice che quando cantiamo l'Alleluia in realtà è un Alleluia a 2 cori. Da una parte c'è l'Alleluia nostro, dall'altra quello dei santi in cielo. Ed è una cosa così importante cantarla che le norme dicono che addirittura
quando non è cantato, si potrebbe anche evitare di leggerlo. Segue chiaramente il Vangelo, che è culmine della liturgia della parola, che è circondato appunto da maestosa riverenza. Tant'è che la sua proclamazione è tratta da un libro liturgico a parte, l'Evangeliario, appunto, che viene innalzato, incensato e baciato. Chiaramente non è una lettura proclamata da un lettore qualsiasi, ma è compiuta da un ministro ordinato, ed è tutta questa solennità data dal fatto che è Cristo stesso che parla al suo popolo che ha radunato. Tanta importanza è stata data da sempre a questa proclamazione, tant'è che dall'undicesimo secolo c'è un gesto che accompagna anche le parole del sacerdote, cioè il triplice segno che compiamo sulla fronte, sulle labbra e sul petto. Ed è per questo che a conclusione il sacerdote bacia l'evangeliario perché è la sposa che bacia il suo sposo.